italiano, anche magari se Turani ascolterà questa nostra intervista. Ieri era il 30 aprile, festa nazionale del Friuli. Gradisca la città che ospitava la festa, aggradisca, come in tanti luoghi del Friuli ci sono i manifesti che ricordano la tragedia di Regeni, con la scritta. Sopra il teatro di Gradisca c'era la scritta, ma in quello spazio dove c'era l'incontro di tutti i rappresentanti delle amministrazioni, molti sindaci, i rappresentanti della regione, i rappresentanti delle tre province friulane, è stato srotolato in pratica la bandiera del Friuli. Ma prima della cerimonia, perché è stata una cerimonia accompagnata dalle note della banda musicale, è stato avvertito dallo speaker, quindi hanno sentito tutti sulla piazza, che per quella, solo quella giornata lì verrebbe, sarebbe stato così coperto lo striscione che ricorda la tragedia di Regeni. Ma oggi, quindi il giorno dopo, già subito sarebbe ricomparsa la scritta e nessuno avrebbe. E tutti d'accordo, perché c'era la festa in concomitanza. Tra l'altro altre scritte erano in altri luoghi, in altri palazzi del comune di Gradisca. Senta, ma facciamo l'esempio contrario. Qualcuno che vi chiede, ma non si poteva srotolare ad esempio la bandiera da un'altra parte? Lei cosa risponde? Beh, la bandiera è stata decisa di metterla lì anche perché era l'unico luogo dove c'era una terrazza e si poteva srotolarla in quella forma lì. Bandiere ce n'erano anche in altre parti, ma quella lì era una bandiera di grandi dimensioni che necessitava un supporto molto largo, come era la ringhiera in pratica del teatro comunale di Gradisca. Io non capisco queste polemiche. Poi offendere Gradisca definendo la città di M è una cosa molto grave. Io credo che Turani abbia preso un granchio, anzi abbia offeso una cittadina e abbia offeso una festa, creando confusione tra due vicende che, tra l'altro, dove c'è il massimo rispetto sia per quanto riguarda il dramma Regeni sia per quanto riguarda la festa del Friuli. Quindi purtroppo abbiamo giornalisti in Italia che probabilmente non sono ben documentati, si inventano delle storie e cercano di mettere discredito tra chi organizza eventi come ieri a Gradisca per ricordare la festa nazionale dei friulani.